Silvia, sono Gabriella, bentrovati sul mio canale. Oggi finalmente parliamo dei preferiti del mese di dicembre, l'ultimo mese del 2016. Come vi ho detto nel video del wrap-up di dicembre, purtroppo queste due categorie questo mese sono un po' in ritardo, ma ho avuto altri video da fare, tutto il resto, però nei prossimi mesi cercherò di metterli entro metà del mese successivo. Comunque, ecco qui finalmente i preferiti del mese di dicembre. Come sempre, in collaborazione con la mia dolcissima Giada di Reading Can Save Us, vi lascerò il link del suo canale qui sotto, così da poter vedere anche il suo video dei preferiti e saremo più puntuali. Io so che possiamo farcela. Comunque, allora, ci sono come al solito le nostre nuove categorie e iniziamo dalla prima, che non può non essere il libro del mese. In realtà a dicembre ci sono stati due libri che ho proprio preferito in maniera incredibile, però ho deciso di citarvi proprio come il preferito del mese uno solo e magari nelle citazioni vi parlo appunto dell'altro. Il libro quindi preferito del mese è decisamente Heartless di Marissa Mayer, la stessa autrice della saga delle Cronache Lunari, che è un retelling della storia di quella che sarà diventata poi la Regina Rossa, cioè di come Catherine, appunto la nostra protagonista, da semplice ragazza che ama cucinare, che vive nel Paese delle Meraviglie, è diventata poi la Regina Rossa, spietata, crudele, con la voglia di tagliare la testa a tutti quanti. Ora, ve ne ho già parlato in una recensione, ve ne ho già parlato nel wrap-up, quindi lì trovate soprattutto nella recensione molte più informazioni. È il libro del mese perché è quello che mi ha dato più emozioni, in realtà insieme all'altro, però appunto ve lo cito dopo. E mi è piaciuto tantissimo, io amo e venero Marissa Mayer, ormai è diventata una delle mie scrittrici preferite perché amo il suo stile, amo il modo in cui lei riesca a far sentire tutto ciò che sentono gli stessi protagonisti, e l'ho amata in questo senso, nel senso di qualcuno che va a riraccontarmi la storia in parte del Paese delle Meraviglie, comunque dei suoi personaggi, perché quasi tutti sono comunque ripresi da lì, e lo fa in maniera eccellente, perché penso che anche Lewis Carroll sarebbe orgoglioso di questo piccolo libro che è un po' il prequel di quello che accade poi nel suo libro di Alice nel Paese delle Meraviglie. Comunque, libro del mese, assolutamente questo. Seconda categoria è il film del mese. Ora, io di solito ve ne cito uno, penso di averne citati raramente due, come accade invece per le serie TV dove quasi sempre ve ne cito due, ma in questo mese di dicembre ve ne devo citare due di film. Perché? Ho visto inizialmente, proprio inizio dicembre, Miss Peregrine e la casa dei ragazzi speciali, che è basato sulla trilogia dei libri appunto di Miss Peregrine, che è stato un film meraviglioso. Mi è piaciuto tantissimo, finalmente sono tornata al cinema a vedere un film di Tim Burton, perché Tim Burton ogni tanto mi manca, perché purtroppo non fa tantissimi film, comunque uno ogni 1 o 2 anni penso esca, e a me Tim Burton manca, perché penso sia il mio regista preferito in assoluto, e si vede proprio la sua impronta nei film, quindi ho amato tantissimo Miss Peregrine, la sua storia, Eva Green. Parliamo della perfezione di Eva Green che mi fa dubitare della mia eterosessualità, ma vabbè. E mi è piaciuto tantissimo e sono contenta che è piaciuto anche al mio ragazzo, perché lui di solito non apprezza lo stile di Tim Burton, perché comunque veramente bisogna capirlo e apprezzarlo, secondo me, e ti deve proprio piacere. Tipo, a lui non piacciono altri film di Tim Burton, invece sono contenta che questo gli sia piaciuto, e quindi sì, uno dei due film del mese è decisamente Miss Peregrine. Il secondo però è ovviamente Oceania, quindi il nuovo film d'animazione Disney, la nuova principessa Disney. Abbiamo conosciuto Vaiana perché in italiano l'abbiamo tradotto con Vaiana, da Moana. In realtà ho scoperto che in altre nazioni come in Francia e Germania è stato tradotto in maniera diversa, quindi secondo me la Disney ha proprio sbagliato nome, Moana, vabbè. Da noi si chiama Vaiana ed è una storia molto molto bella. Sono contenta che non ci sia, ed era stato già detto, alcuna storia d'amore, ma è sempre solo incentrato sulla nostra protagonista e sul protagonista, diciamo, maschile Maui, che io ho amato troppo, cioè troppo. E quindi sì, decisamente Miss Peregrine e Oceania sono i film del mese. Terza categoria è la serie TV del mese. Non ve ne cito due come faccio praticamente quasi sempre, perché a dicembre sono andate in pausa tantissime serie TV, cioè tutte le serie TV che seguo. Teen Wolf invece è continuato, ma comunque poi ho fatto anche lui una piccola pausa. Però a dicembre io di solito recupero qualcosa, e quest'anno ho deciso finalmente di recuperare Sense8, che è una serie TV meravigliosa. Perché non l'ho vista prima? Tra l'altro, io non solo l'ho recuperata, ma mentre la recuperavo ho saputo che di lì a poco ci sarebbe stato lo speciale di Natale di 2 ore, che è andato in onda il 23 dicembre, quindi è stato bellissimo perché mi sono vista tutta la stagione, la prima stagione,
che se non sbaglio sono 10 puntate da un'ora, se non ricordo male, e l'ho tipo finita in 3 giorni, o in 2, penso in 2, vabbè, e poi appunto il 23 dicembre mi sono vista lo speciale e ho amato tutti, ma tutti, mi è piaciuta proprio la storia. In realtà non saprei bene come spiegarvela, perché è un po' un trip mentale, però mi sono piaciuti tantissimo tutti i personaggi protagonisti, tutti gli 8 protagonisti, più anche gli altri in realtà che sono presenti, come amici e o ragazzi, ragazze dei protagonisti, ed è la storia che mi è piaciuta tantissimo. Quindi se non l'avete ancora recuperato, recuperate Sense8, perché secondo me è una serie TV davvero bella e geniale. La categoria è appunto la citazione del mese, e io la citazione del mese la devo prendere da The Song of Achilles di Madeleine Miller, che è appunto il secondo libro che mi è piaciuto di più in questo mese di dicembre. Ora, io la citazione ce l'ho, ma ce l'ho in inglese perché l'ho letto in inglese, quindi cercherò di tradurvela al meglio, e sono delle citazioni bellissime in realtà che sono presenti in tutto il libro. Però ho deciso appunto di parlarvi di questa qui. Allora, Achille chiede a Patroclo: dimmi il nome di un eroe che era felice. Patroclo ci pensa. Ercole è diventato matto e ha ucciso la sua famiglia. Teseo ha perso sua moglie e suo padre. Giasone, i suoi figli e la sua moglie sono stati uccisi dal più grande. Bellerofonte ha ucciso la chimera, ma è stato poi caduto, poverino, da Pegaso, il cavallo alato. Quindi Achille dice a Patroclo: non puoi. Non posso, risponde Patroclo, lo so. Non ti lasciano mai essere famoso e felice. Ma ti dico un segreto. Dimmi. Sarò il primo, dice Achille. Prende la mano di Patroclo e la stringe a sé. Giuralo. Perché io? Chiede Patroclo. Perché tu sei la ragione. Giuralo. Lo giuro, dice Patroclo. Lo giuro, dice Achille. E poi dice: è come, mi sento come se potessi, diciamo, effettivamente la traduzione è mangiare il mondo crudo, ma comunque come se dicesse: mi sento come se potessi conquistare il mondo. Lui lì adesso con Patroclo, lui era convinto che potesse essere felice, un eroe e anche felice. Sappiamo che purtroppo non è andata così, però secondo me è uno dei momenti più belli del libro, questo. Così come tanti altri, perché appunto The Song of Achilles è pieno di bellissime frasi, bellissime descrizioni dei sentimenti che Achille e Patroclo provano fra di loro, ma anche in generale nei confronti di tutto quello che sta accadendo. Quindi se non l'avete ancora letto, vi prego, leggete la canzone di Achille. Poi, canzone del mese, quinta categoria. Allora, vi ho citato Oceania e io non potevo assolutamente non fissarmi con le canzoni di Oceania, perché io, nel momento in cui sono uscita dalla sala cinematografica, ho cominciato a canticchiare. E non canticchio sempre perché io non ho una voce soave, però mi sono fissata completamente con le canzoni di Oceania, sia con quella che canta la stessa Vaiana, sia con quelle di Maui. E soprattutto quelle in inglese, perché in inglese secondo me suonano anche un po' meglio, sebbene non abbiano tradotte bene, devo dire la verità. Quindi sì, le canzoni di Oceania, però in realtà io a Natale ho anche ricevuto, ora non ve lo posso prendere perché voi non potete vederlo, Cinder sulle mie gambe, se mi alzo mi uccide, però ho ricevuto a Natale il CD di Tiziano Ferro, quindi decisamente mi sono fissata anche con le sue nuove canzoni. E penso che anche per il prossimo mese, perché davvero non sto sentendo altro se non Tiziano Ferro, anche perché a luglio andrò al concerto e devo imparare le canzoni a memoria assolutamente, quindi sì, devo dire le canzoni di Oceania e le nuove canzoni di Tiziano Ferro. Categoria è l'oggetto del mese. Allora, a dicembre ovviamente sono stati tutti regali, vi ho già fatto il book haul di dicembre in cui vi ho mostrato tutti i regali librosi che ho avuto, quindi quelli decisamente sono stati bellissimi, però poi ho avuto altri regali. I primi due che voglio mostrare sono due DVD, questi. Ormai ho quasi terminato la mia collezione di DVD Disney, ragazzi, mi sento così bene come stessa adesso, però appunto mi hanno regalato Il Libro della Giungla, ovvero il live action del Libro della Giungla, che a me è piaciuto tantissimo al cinema e non vedo l'ora di rivederlo perché lo vorrei vedere anche in inglese con le voci degli attori originali, e poi Zootropolis, perché io ho amato Zootropolis, penso che sia uno dei più bei cartoni Disney, film d'animazione Disney degli ultimi anni, e se non l'avete ancora visto recuperatelo perché è troppo bello. Poi mia sorella invece mi ha regalato due Funko Pop e c'è una storia un po' divertente. Allora, il primo Funko Pop che ho visto che mi ha regalato è stato Elsa, che io non avevo,
E mi è piaciuta tantissimo, cioè è fatta davvero bene, è piena di brillantini sul mantello, è troppo troppo bella, anche i capelli sono fatti davvero bene. Io le avevo dato una lista a mia sorella di tutti i Funko Pop che mi mancavano, comunque di quelli che volevo che mi mancavano. E c'era Elsa e me l'ha presa. Non era però presente Sherlock, perché io il Funko Pop di Sherlock ce l'ho. Me l'ha regalato Giada quando è venuta qui a Bari. E intanto che io non l'avevo messo. Il genio di mia sorella invece mi ha comprato Sherlock. Quando l'ho visto ho detto grazie, ma io questo ce l'ho. Quindi sono andata a cambiarlo e mi sono presa Silente, che era nella mia lista. Ed eccolo qui, Silente con la bacchetta di Sambuco. Mi piace tantissimo questo Funko Pop. Appena l'ho visto ho detto no, sei tu. Perché ce n'erano tanti cui potevo scegliere, fra cui molti della Marvel che anche voglio. Però poi ho visto lui e mi mancava. Quindi sì. Silente e Elsa fanno ufficialmente parte del mio esercito di Funko Pop. Il ricordo del mese è stato ovviamente il Natale, quindi essere finalmente un po' libera, sebbene io abbia studiato molto durante le feste di Natale, però appunto tutta l'atmosfera natalizia che a me piace tantissimo, quindi le decorazioni, fare il presepe, perché quest'anno sempre grazie al mio gatto che dorme beato sulle mie gambe non ho potuto fare l'albero di Natale perché altrimenti l'avremmo trovata come puntale, già lo so, però appunto ho fatto l'albero a casa del mio ragazzo e mi è piaciuto tanto questo Natale, devo dire la verità, sia i regali, sia farli. Sono stata molto contenta nel periodo di dicembre, nonostante lo studio matto e disperato. Poi un bel ricordo è stato fare la live con Giada e Chantal e Silvia, dove ci siamo scambiati i regali, la live con Ileana e Giada, dove ci siamo scambiati anche lì i regali, e la readathon con Ludovica, Sara, Giovi e Giada, dove abbiamo appunto letto tutti insieme i libri, fatto le challenge. Ragazzi, mio Dio, le challenge, non avete idea, certi ricordi che ho nel registrare le challenge, ma lasciamo stare. Appunto anche quella mattina in cui ho registrato la challenge in cui io e la mia amica Antonella dovevamo essere Bella e Edward, è un bel ricordo, devo dire la verità. Comunque sì, questi qui. Lo sclero del mese, penultima categoria, è decisamente legato a Sense8, perché io nel momento in cui ho visto la prima stagione ho sclerato tantissimo, e in particolare per le ship di Sense8, tutte le ship. Ora qui non ve le sto a dire perché non vorrei fare spoiler a nessuno, ma comunque li ho shippati tutti, tutti con tutti, cioè per me potrebbero veramente stare tutti con tutti, ed è stato uno sclero continuo, soprattutto anche con lo speciale di Natale, per quello che è capitato a Will. Insomma, ho sclerato parecchio su Sense8. Poi la crush del mese, in realtà di crush ne ho due. La prima riguarda appunto il libro del mese, ovvero la crush è decisamente Jest di Heartless, che è appunto il giullare di corte. È un personaggio che ho amato tantissimo, molto originale, è molto dolce, molto premuroso e molto perfetto, e me ne sono ovviamente innamorata. Un'altra ship fra i personaggi di Sense8, io mi sono completamente innamorata di Wolfgang. Wolfie, lo amo troppo e penso sia il mio personaggio preferito e lo amo. E sì, lui è stata la crush in realtà, assolutamente. Sì, quindi direi Jest e Wolfgang. Bene, le categorie sono finite, spero che vi siano piaciute le mie risposte e tutto il resto. Fatemi sapere qual è stato il vostro libro del mese, se avete visto questi film, se guardate Sense8, avete sclerato, quali sono stati i vostri regali di Natale, se avete ricevuto dei Funko Pop magari. E vi ricordo che qui sotto vi lascio il link del video di Giada in modo da poterlo vedere, perché come sempre facciamo insieme i preferiti in collaborazione. Vi ricordo anche che qui sotto ci sono tutti i miei link dei vari social e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!